Se vi servono crediti, passate dal link in descrizione e con il codice MENZMR avrete subito un 5% di sconto. Salve a tutti ragazzi, sono sempre Menz, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Siamo ritornati qui con la carriera di allenatore con l'Inter, Epic Bros, così a caso, in questo appuntamento infrasettimanale. Sì, perché ragazzi, nello scorso episodio abbiamo raggiunto i 1000 mi piace in neanche un giorno. Incredibile, pazzesco, pazzesco, come dico io. E quindi oggi, giovedì, vi porto questo episodio. Quindi mi raccomando ragazzi, se vi siete per caso persi l'episodio di domenica, andatevelo a ripescare, poi magari guardate questo episodio che sarà un po' più breve dei soliti. Per il resto, ragazzi, come al solito, noi ci vedremo comunque la domenica che sta venendo, sempre alle 10:30, puntuali, come sempre. Prima di iniziare l'episodio, saluto un po' di persone e rispondo a qualche commento. Saluto Filippo Ursini, Anto Santoro 11, Io Sono Funda, Gabriele Pietrangelo, Pasquale Greco, The Dark Man e Luca Del Regno. Ne saluto pochi ragazzi oggi perché voglio rispondere in particolare a tre commenti che mi sono stati fatti. Uno è quello di Mood Happiness TV che mi chiede: come mai non cerchi calciatori talento con la primavera? Non ho fatto questa opzione che dà la carriera allenatore in realtà per scelta. Perché sapevo che più o meno questa carriera sarebbe durata un paio di anni e quindi non volevo puntare su giocatori troppo giovani che richiedono, secondo me, un lavoro che va dai 3 ai 4 anni. L'unico giocatore, secondo me, che richiede meno tempo per lavorarci comunque, e comunque ha una crescita davvero molto positiva è Tielemans, che comunque è molto giovane e comunque riesce a crescere molto. Il mio obiettivo con l'Inter era quello di avere una squadra subito pronta per cercare di vincere in Europa e comunque anche in Italia. E utilizzando giocatori, talenti, magari anche creati dal gioco, troppo giovani che ci mettono tanto a crescere, secondo me non avrebbe dato all'Inter quel cambio di passo che ci voleva. E quindi ho deciso di affidarmi su giocatori comunque abbastanza giovani, comunque perché Musacchio era molto giovane quando l'ho acquistato, Calhanoglu, lo stesso Calhanoglu è molto giovane, Tielemans, Shaw, giocatori comunque già affermati, con comunque possibilità di crescita, ma che appunto siano già affermati per dare il passo, il cambio di passo all'Inter. Ovviamente nella prossima carriera farò quello che mi dici te, ovvero utilizzerò giocatori magari anche creati dal gioco che mi chiederanno più tempo per la crescita. La seconda domanda me la fa Kenan Zai, mi chiede perché non giochi più con Griezmann e Lewandowski insieme. Allora, molto semplice, perché con questo 4-2-3-1 in realtà mi sono trovato benissimo. Mi trovo benissimo, riesco a fare tutto ciò che voglio praticamente. Sono poche le partite in cui mi trovo in difficoltà. L'unico modulo che posso utilizzare, che potrei utilizzare, non è questo col rombo largo perché mi trovo scoperto a centrocampo, ma è questo, con comunque due centrocampisti centrali, due esterni e due punte. Quindi magari oggi potremmo quasi provare questo, ma non lo so. Nel caso preferisco comunque giocare con il nostro classico 4-2-3-1. In più un altro ragazzo mi ha chiesto di fargli vedere la classifica marcatori. Doumbia con 16 gol, Bakayoko con 15 gol, Mandzukic e il primo dell'Inter, ragazzi, è incredibilmente Paco Alcácer con 10 gol in Serie A. Non male comunque Paquinho. Era Icardi, che probabilmente ne aveva fatti molti di più. E niente, gli assist man invece, il primo è Paco Alcácer e poi c'è Hakan Çalhanoğlu e Depay. Ora, basta chiacchiere, oggi episodio davvero molto importante perché c'è il Napoli, il Sassuolo e l'Arsenal, ragazzi. La partita di andata di quarti di finale di Champions League. Quindi io non perderei ulteriore tempo e poi direi che ci siamo. Formazione praticamente classica, anzi direi formazione titolare tranne per Murillo, perché io Felipe Anderson sinceramente lo considero titolare. Mi sta piacendo molto di più di Depay, devo essere sincero. Felipe Anderson mi sta piacendo molto di più. Ed eccoci qua, buonasera dal San Paolo, Napoli-Inter, partita sempre emozionante, sempre bella, secondo me, comunque, sempre con un livello molto alto di tensione, nonostante comunque quest'oggi le squadre si trovino in una situazione di classifica molto, ma molto diversa. Direi che si può partire sempre sul pezzo e forza Inter. Ho visto un Napoli già molto aggressivo, molto alto con la squadra, che tende poi a rientrare velocemente, quindi magari se riusciamo a ripartire bene potrebbe essere molto vantaggioso per noi. Florenzi. Griezmann, non passo il pallone, c'è Camilo Zuniga. Attenzione Reina che sbaglia il rinvio! Antoine Griezmann! 1-0 di Mancino, non so neanche come abbia fatto a tirare.
Non credo potesse entrare sto pallone, ma qui Reina non capisco cosa abbia fatto, sinceramente. Aveva tutto il tempo per un rinvio facile. Qui rinvia così malissimo e Griezmann non lo perdona. Sbaglia il rinvio, in più prende gol sul primo palo. Dopo 12 minuti, 1-0 per l'Inter. Attenzione al Napoli. Con Allan, la mette in mezzo per... Higuain? Sì, ma Nardi qui fa il miracolo. Qui gran miracolo di Paul Nardi. Luxo si sovrappone a Ozdiakup. Luxo la mette in mezzo. Mamma mia, Koulibaly. Che anticipo su Lewandowski. Ma qui il Napoli non so cosa sta facendo. Felipe Anderson la mette in mezzo. E non ci arriva Lewandowski. Ma qua il Napoli si sta suicidando veramente. Ragazzi, sinceramente mi aspettavo un altro Napoli. Un Napoli più aggressivo, un Napoli più veloce. In realtà il Napoli sta facendo girare il pallone, guardate. È tutto... Guarda, 35 minuti e 35 minuti che fa così il Napoli. Fa girare tutto così il pallone, però non verticalizza veloce. Poi quando lo fa, sbaglia. Felipe Anderson. Per Yuri Tielemans. C'è lo spazio per Acancelanoglu. Può andare a Can. Davanti a Reina. Mamma mia che parata Reina. Insigne per Gabbiadini, chiuso da Murillo. Ancora Gabbiadini però. Serva Murillo, qui Luke Shaw. Ottimo intervento, ottima chiusura in scivolata. Finisce qui il primo tempo. 0-1, gol di Griezmann su errore clamoroso di Pepe Reina. Çalhanoğlu, prova la finta su Koulibaly. Çalhanoğlu, ancora centrale. Aveva fatto tutto bene, poi esce sempre sto tiro centrale. Griezmann. Prova lo scambio con Çalhanoğlu. Riesce benissimo, Griezmann! Ma perché? Felipe Anderson. Bella palla per Tielemans. Si fa vedere di nuovo Felipe Anderson. C'è largo Luke Shaw. Felipe Anderson prova il tiro nello stretto. Oh, oh, oh. Ecco il tiro da fuori che stavo cercando. 2-0 di Felipe Anderson. Torna al gol anche lui. Qui grande azione un attimo ragionata dell'Inter. Abbiamo girato sull'area di rigore. Poi poi Felipe Anderson ha trovato lo spazio giusto per liberare il mancino e metterla dove finalmente Pepe Reina non può arrivare. Tielemans, balla palla per Lewandowski davanti a Pepe Reina. Mamma mia ragazzi, che parata. Attenzione al Napoli con Gabbiadini. Prova Murillo a intervenire in scivolata. Ancora Gabbiadini, ci arriva Musacchio. Ancora Gabbiadini, la mette in mezzo. Lorenzo Insigne la riapre, incredibile, secondo tiro del Napoli, la riapre Insigne, ma comunque sono pericolosi, l'ho detto. D'altronde ci siamo mangiati veramente troppi gol noi, quindi ci sta, è giusto così, però attenzione perché qui l'Inter fa un'ottima azione. Florenzi, la finta di cross, poi forse fallo di Zuniga, proviamo a tenerla in campo. Florenzi la mette indietro per Memphis Depay! Memphis Depay! 1-3 per l'Inter. Abbiamo giocato benissimo con gli esterni. Tra Florenzi e De Lufeu hanno fatto veramente una gran cosa. De Lufeu è riuscito a tenerla in campo e poi a servire Florenzi facile facile. Qui Florenzi riesce in qualche modo a tenergli il pallone e poi vede da dietro arrivare Memphis Depay con l'aiuto di De Lufeu. E per lì, di lì è un gioco da ragazzi per Depay insaccare. 3-1, forza! E finisce qui ragazzi, espugniamo il San Paolo, 3-1 per noi, ottima vittoria, molto bene. Depay sale a 84 di overall e qui non parliamo mica di brustolette. Al Mapei Stadium è tutto pronto per Sassuolo, Inter, Crown Lane, madonna che nomi incredibili che gli trovano. Sempre sul pezzo e forza Inter. Griezmann, per Tielemans, oddio cosa... Con Dugbia stava per segnare, ma Tielemans aveva tirato una legna fuori dal comune. Oh, ma che cazzo succede, Dio? No, ragazzi, no, non così. No. Adesso dobbiamo dimostrare a tutti ciò che veramente siamo. Può andare Paco Alcacer! Fuori! Attenzione a Kurtic, Sansone! C'è il gol del Sassuolo. Non sono riuscito a fermarlo, purtroppo. Qui non ho visto bene com'è andato il gol, ma dovrebbe essere, se non centrale, sul palo di Nardi.
Qui bene lo scambio Sansone Kurtic. Qua non sono riuscito a intervenire. E poi sì, il tiro è abbastanza centrale. Però comunque ravvicinato. 1-0 Sassuolo. Griezmann per Kondogbia. Sì, no. Palo di Kondogbia, ma che palo ha preso. Griezmann fa andare Naki Williams. Vai Naki. Vai Naki. Vai Naki. Vai Naki. Mortacci tua. 15 minuti alla fine della partita. 1-0 Sassuolo. Proviamo almeno ad agguantare il pareggio. Attacco totale, ragazzi. Proviamo ad andarla a riprendere. Sì, Depay. Inaki Williams. Forza per Paco Alcacer. Mette in mezzo Paco dove c'è Lewandowski. Anticipato da Missiroli. Poi con Dogbia. Con calma. Con calma, ragazzi. Deo Lufeu. C'è Murillo. Con Dogbia ancora. Memphis Depay per Lewandowski. Robert Lewandowski. Pareggio agguantato. Ce l'abbiamo fatta. Mamma mia che fatica però. Cioè siamo giocata benissimo qua ragazzi. Benissimo. Ho messo attacco totale. L'ho fatta girare con Dogbia. Memphis Depay. Buco per Lewandowski che tira al volo di destro. Viene incontro Paco Alcacer. Poi Paco Alcacer per Inaki Williams. Inaki Williams rientra sul sinistro. Inaki Pegolo. Tutti in the box. Musacchio. C'è ancora Missiroli. Ma c'è ancora Musacchio. Murillo. Ancora Paco Alcacer. Che prova a metterla in mezzo. Dove c'è Kondogbia. Esce Pegolo. Che emozioni finali incredibili. E finisce qua. 1-1. Peccato. Perché verso la fine abbiamo anche meritato. Ma va bene così. Va bene così. Per come si era messa la partita. Un pareggio anche giusto. Pareggia anche la Lazio. E quindi alla fine la seconda in classifica non ci riprende, ma adesso testa all'Arsenal. Ci siamo. È arrivato il momento. Minchia, c'è Verratti nell'Arsenal così. E quindi formazione titolare. Ci siamo. Sono tesissimo. A San Siro oggi si giocano i quarti di finale di Champions League. Inter-Arsenal si sfideranno questa sera. Andiamo a vedere la formazione dell'Arsenal. Čech, Debuchy, Koscielny, Hummels in difesa, Monreal, Verratti con Ramsey, Cazorla, COC, Sanchez e Walcott con Welbeck punta centrale. Sono contento ragazzi però di avere due terzini molto veloci che potrebbero tenere con appunto Walcott e Sanchez. Signori, sempre sul pezzo e forza Inter. Sì, ottima palla, già recuperata, benissimo, benissimo. Però con calma, con calma, facciamola girare. Luke Shaw, Lewandowski, per Tielemans. C'è il buco per Griezmann, Lewandowski! Robert Lewandowski dopo 3 minuti! Dopo 3 minuti 1-0 Inter. E i quarti di finale di Champions League si mettono già benissimo. Si mettono già davvero molto bene. Non abbiamo dato il tempo all'Arsenal neanche di sistemarsi. Qui Tielemans tiene un gran pallone, vede Griezmann, Lewandowski anticipa, Koscielny e Čech. 1-0 Inter. Oh oh. Attenzione a Santi Cazorla che se ne va benissimo. No, no, oh, oh. Se n'è andato benissimo Santi Cazorla, Varane. Felipe Anderson. Per Griezmann che prova il tiro di sinistro da fuori area. Čech para. Griezmann aspetta l'arrivo di Florenzi. Eccolo lì. Eccolo lì Ale. Eccolo lì Ale. Rientra sul sinistro. Alessandro Florenzi prende in pieno Griezmann. Attenzione all'Arsenal che si rende molto pericoloso. Ma guardate Griezmann che riesce a rientrare. Comunque Sanchez riesce a scartarlo. Ancora Sanchez. Il tiro di Sanchez. Quinardi sul suo palo. Fa il miracolo. Griezmann. Buona palla per Lewandowski. Lewandowski rientra sul sinistro. Prova a tirare la giro. Felipe Anderson la mette in mezzo male. Era un tiro quello di Felipe Anderson. Çalhanoğlu non ci arriva però. Attenzione a Florenzi, la palla è lì, Welbeck. Ancora Welbeck, il tiro di Welbeck. Fuori. Finisce qui il primo tempo, abbiamo rischiato qui. Attenzione a Ozil, è entrato Ozil. Attenzione a Sanchez. 1-1. Gol dell'Arsenal. E Ozil appena entrato ci ha messo subito in difficoltà. Gran cosa, poi Sanchez
Gran destro. Probabilmente Nardi non l'ha neanche vista partire, aveva un uomo davanti. Pareggio dell'Arsenal. La mette in mezzo Sanchez, musacchio. Ancora lì però Ozil, Alexis Sanchez. 13 minuti alla fine del match. Può andare Deulofeu. Deulofeu, arriva Çalhanoğlu, 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 davanti a Cech. Non so perché ha tirato così, ragazzi, non so perché. Di sinistro poi, lui a destro, dal di lì. Luke buona la palla per Lewandowski, che è stanchissimo. Valò, Robert, c'è andato Robert Lewandowski, Robert, sì, Lewandowski, 2-1 all'89esimo, sucate, sucate tanto, stronzi. Grande Robert, di cuore, porca puttana. Adesso questo è un risultato che va già meglio. È un risultato che va già meglio. Va benissimo, se è andato a Hummels. Poi a giro ce l'ha fatta finalmente. Doppietta per Robert. Attenzione che l'Arsenal ha bombazza adesso. Ozil, Ozil. Largo per Sanchez. Stavolta non se ne va. È andato, invece se n'è andato. Se ne va sempre sto stronzo. Dai che forse ripartiamo. No, non ripartiamo. Finisce così. 2-1 per noi. Almeno abbiamo vinto. Almeno non è finita con un pareggio. E ce la possiamo ancora fare, ragazzi. Un gol al ritorno lo facciamo sicuro. Forza, forza, forza. Io ci credo. E il Bayern ha vinto 3-0 contro la Lazio. Ok ragazzi, nel prossimo episodio vediamo la partita col Genoa, l'Arsenal, il Chievo e la semifinale di ritorno contro il Milan. Spero che questo episodio vi sia piaciuto, il prossimo episodio sarà veramente veramente molto pieno. Mi raccomando, lasciate un mi piace, un commento, un consiglio, noi ci vediamo ad un prossimo video, un saluto da mezzo e alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!